Per cominciare, non buttate l'olio alimentare esausto, l'olio da frittura o da sottogli nel lavandino o nel gabinetto, ma buttatelo nei contenitori che abbiamo messo sul territorio per la raccolta. Se volete sapere dove sono questi contenitori, è sufficiente andare sul nostro sito www.ricicloolio-life.it. Come funziona il ciclo di raccolta? Allora, io rappresento la ALSO, che è un'azienda di Campomorone operante da oltre 10 anni nell'ambito della raccolta degli oli alimentari esausti. Si occupa appunto della raccolta anche nell'ambito di questo progetto. Abbiamo messo diversi contenitori aperti alla cittadinanza e spazi sul territorio e quando i contenitori sono pieni, il furgone dell'azienda viene, aspira l'olio e lo porta nel nostro impianto dove viene sottoposto a una prima lavorazione, una prima pulitura. In seguito l'olio viene inviato alla DP Lubrificanti di Latina, che effettua una lavorazione per trasformarlo in biocarburante a basso impatto ambientale.